dei protagonisti di questo appuntamento. Chiedo la parola alla professoressa Rosalu Russo per un saluto. Motivi di salute, già da qualche giorno non sta bene, quindi insomma, dispiaciuto di non essere presente, però impossibilitato per le condizioni di salute. Sicuramente sarà una serata speciale, come tutte le serate che organizziamo nell'ambito del progetto Lettura, che vede coinvolti così tanti giovani, che noi siamo molto contenti di riuscire in questo intento, perché la lettura è un aspetto importante per la vostra formazione, oltre che gli esercizi, oltre che le attività varie di tipo teatrale, di tipo cinema, fate tante attività, ma la lettura al primo posto per il vostro futuro. E vi auguro una buona serata. Grazie alla professoressa Russo. Ci diamo la parola al nostro assessore alla pubblica istruzione, la dottoressa Luca Zeccanini. Buonasera a tutti. Sono davvero sorpresa di trovare tanti ragazzi più uniti per un progetto lettura che pensavo insomma non fosse più così interessante, tenuto conto di quello che ci circonda, che circonda i giovani, la tecnologia, il social network e tutto il resto. Comunque ad ogni buon modo sono qui per portarvi i saluti del sindaco innanzitutto, di tutti gli assessori miei colleghi e di mio. Ed un grande ringraziamento per avermi chiesto di partecipare, perché io per poter partecipare ho voluto leggere il libro perché non volevo essere impreparata. E devo ringraziarvi per avermi fatto riscoprire il piacere della lettura, cioè di sfogliare le pagine di un libro, perché io per la professione che faccio leggo in continuazione, cioè sono sempre di fronte ad un computer, però ragazzi vi dico che leggere un libro sfogliando la carta è un'altra cosa. Adesso lascio la parola agli altri relatori che sicuramente renderanno l'incontro più interessante. Grazie. Grazie. Passo la parola alla professoressa Lo Iudice che terrà un breve intervento sul libro. Grazie. Buonasera, benvenuti. Benvenuto soprattutto a Maurizio. Io sono emozionato più di ogni altra volta, lo dico ed è vero. È davvero per me un onore essere qui vicino a Maurizio, che ho conosciuto 4 anni fa, e ti aspettiamo dal 3 di febbraio del 2012. Era un 3 febbraio nevoso e Maurizio è andato via velocemente perché poi aveva un altro impegno. E questa volta lui me l'aveva detto, chiamami e torno, è stato così. E vi posso assicurare che non è semplice perché Maurizio ha impegni enormi, uno dietro l'altro, è richiestissimo. E se è qui con noi stasera è perché ha voluto esserci. E noi davvero di questo lo ringraziamo prima di ogni altra cosa. La mia non sarà e non vuole essere una presentazione canonica, perché io poi lascerò la parola ai nostri splendidi ragazzi che presenteranno i protagonisti, presenteranno la storia. Io voglio dire solo qualcosa, quello che questo libro mi ha comunicato. Spesso ci chiediamo qual è un bel libro? E io ho una risposta. Un bel libro è un libro che comunica un'emozione. E che cos'è un'emozione? L'emozione è un moto dell'animo, non c'è in latino una parola corrispondente, viene da ex moveo che significa muoversi, muovere da. Le emozioni si muovono e smuovono e quando viviamo, quando leggiamo, rividiamo le emozioni di chi scrive e rividiamo le emozioni dei personaggi narrati da chi
scrive. E le emozioni in questo libro davvero sono tantissime. Ne citerò davvero solo qualcuna. Parto da un'emozione forte, che è la rabbia di Francesco Romano, detto Hulk, da Aragona, Fra, da sua moglie, ormai ex moglie, Giorgia. Questa rabbia che ben presto all'interno del romanzo si trasforma in tenerezza. Dice Francesco Romano: voglio provare ancora quelle emozioni che ormai nemmeno ricordo. Divertimento, gioia, tenerezza. Le mani gli procurano tenerezza, quelle mani che avevano tenuto per pochi attimi la bambina, leggera, delicata, morbida, tiepida. La memoria delle sue mani gli mandò il riverbero di un sentimento mai provato e il senso di cui sentiva la mancanza. Davvero non vi sto dicendo nulla sulla storia. È la storia del ritrovamento di una bambina, una neonata, abbandonata, e il racconto di un omicidio che sarà l'omicidio della mamma di questa bambina, e lo si scoprirà all'interno del romanzo. E poi c'è un'altra indagine per il commissario Lo Iacono, ed è quello dell'ispettore Lo Iacono, ed è quello del ritrovamento, anzi della sparizione di alcuni cuccioli di cane in maniera abbastanza misteriosa nella città. Dicevo delle emozioni, appunto, l'emozione di leggere la città che è femmina, così dice Maurizio De Giovanni, con le sue storie, storie di donne, storia di una figlia abbandonata a se stessa dalla madre, la storia di una bambina di 13 anni inopportunamente desiderata da un uomo di 50 anni, la storia di una ragazza abusata da un gruppo di coetanei, di compagni di classe. Un'altra emozione che mi ha colpito molto e che da questo libro promana è quella che prova Ottavia, una delle protagoniste dei Bastardi di Pizzo Falcone. Ottavia è madre e guarda il figlio dormire. E De Giovanni dice: lo guardava e sentiva il solito miscuglio di amore e insofferenza e l'eco del rimorso di coscienza che accompagnava questo sentimento. Io potrei andare avanti, ma davvero non voglio. Voglio solo dire una cosa a Maurizio e poi concludere. Quello che sto per leggere lo voglio leggere perché è sgorgato tutto in una volta e lo leggo così faccio prima. La tua scrittura, Maurizio, ci emoziona. Queste pagine ci hanno emozionato. Emozioni che nascono dalla vita, quella narrata, una vita che pulsa prepotente in ogni singolo personaggio. Ognuno a suo modo. Ognuno è interprete della sua e della nostra vita. Questa è la magia della scrittura. Dicono che a volte le parole non bastino. Si dice che servono i colori, che servono le note, che servono le forme, insomma che servono le emozioni. Ma nei libri di Maurizio, in tutti quelli che ho letto, e vi assicuro, in ognuno sempre di più ci sono le emozioni che ci fanno essere, che ci fanno esistere. A Maurizio bastano le parole, quelle che fondano essere. Le pagine di Maurizio sanno di vita palpata, sanno di vita annusata, sanno di vita osservata, ascoltata, fagocitata. Le pagine di Maurizio sanno di vita e purtroppo sanno anche di morte. Come di vita e di morte sa la città, di vita e di morte sa il circo, di vita e di morte sa il commissariato, di vita e di morte sa l'appartamento in cui viene trovato Lara e di vita sa il ritrovamento della piccola Giorgia. Io conosco il segreto del successo di Maurizio. E in tanti si interrogano sul successo di Maurizio, io lo conosco. Maurizio, tu e la tua scrittura siete veri, come tali unici. E se è vero, com'è vero, che i verbi sognare, amare e leggere non sopportano l'imperativo, perché non si può
non si può imporre a nessuno né di amare, né di sognare e né tantomeno di leggere. Una volta che si è iniziato a leggere un libro di Maurizio, non si può non amarlo, non si può neanche smettere di leggerlo. E di questo ti ringraziamo, Maurizio, perché i tuoi libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi. Grazie. Io adesso ti ringrazio e passo la parola ai nostri ragazzi, sono i ragazzi del liceo Tarantino, che hanno letto il libro e lo hanno voluto riproporre. Devi sapere, Maurizio, che venerdì scorso abbiamo fatto pure noi un casting. Abbiamo fatto un casting e abbiamo trovato tra i nostri ragazzi il nostro Lo Iacono, il nostro Pisanelli, insomma abbiamo trovato tutte e sette e sono qua, te li vogliamo presentare e ognuno di loro sono più belli, vero? Più belli di Alessandro Gatti, senza dubbio. E ognuno di loro leggerà una parte del tuo romanzo che presenterà i vari personaggi, ce lo siamo immaginati così. Però in realtà ci dobbiamo anche noi spostare perché c'è anche una sì, ce dobbiamo togliere, semmai portiamo le sedie davanti, ci mettiamo qui davanti e ci godiamo questo piccolo momento.